Bentornati ad una nuova edizione di Golfo News. Ci occuperemo del maxi schianto sulla variante Caserta. Ci sono stati 4 feriti. Poi parleremo di Formia, minaccia di uccidere la sorella, arrestato un uomo di Trivio. Ed ancora ci occuperemo del festeggiamento per il primo anno della Pro Loco di Formia, Brindisi in piazza. E poi venerdì 16 ci sarà l'inaugurazione della villa comunale. Parleremo sempre di Formia, dei 24 giovani richiedenti protezione internazionale. E poi a Minturno, al liceo Alberti, ci sarà la presentazione del volume Minturno è traetto. Poi parleremo di Latina, che aderisce alla Notte dei Musei. Sabato il museo Cambelotti, aperto la sera. Partiamo come sempre dalla cronaca, dal maxi schianto che si è cessato sulla variante Caserta. 4 sono i feriti. Nella mattinata di mercoledì, all'altezza del tunnel di Tuoro, si è registrato l'ennesimo incidente sulla variante, che ha visto coinvolte 4 auto. Sono ancora da accertarsi le dinamiche dell'incidente. Per fortuna i 4 feriti non sono gravi, mentre forti sono stati i rallentamenti della circolazione. Passiamo a Formia con un altro caso di cronaca. La minaccia di uccidere la sorella ha arrestato un uomo di Trivio. Nella mattinata di mercoledì è stato tratto in arresto un uomo di 44 anni in seguito ad una violenta lite familiare. L'uomo si era recato nell'abitazione della sorella, la maggiore dei 4 figli. Nei giorni precedenti l'uomo era stato denunciato dalle 3 sorelle per truffa, appropriazione indebita e falso, volendosi impossessare dell'intera eredità, producendo una falsa documentazione. Fallito l'intento di convincere le donne a ritirare la denuncia, l'uomo preso dall'ira ha minacciato con un coltello la maggiore. Tempestivo è stato l'intervento del marito di quest'ultima. La donna, non gravemente ferita, è stata accompagnata presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia, mentre il fratello è stato fermato dopo una breve fuga dai carabinieri. Sono tratto in arresto e trasferito presso il carcere di Cassino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Restiamo a Formia questa volta per un lieto evento. La Pro Loco festeggia il primo anno con un brindisi in piazza. Vediamo ora il servizio di Emanuele Tanasi. Cari amici di Telegolfo, ci troviamo al centro di questa manifestazione, accanto a me Vito Auriemma e Giovanni Orlandi, responsabili della Pro Loco di Formia, che è una neonata Pro Loco, lo possiamo dire. Quest'anno, proprio in questi giorni, la Pro Loco di Formia compie un anno e noi tra pochi minuti faremo un piccolo aperitivo, un piccolo rinfresco per ricordare quest'anno. In quest'anno abbiamo concluso tante piccole cose, piccole iniziative, in numero 56 piccole iniziative e intendiamo andare avanti, chiaramente con il supporto di tutte le altre associazioni, con la partecipazione attiva e costante del Centro Commerciale Naturale e con il consiglio direttivo che si dovrà dare molto da fare. Abbiamo superato i 100 iscritti, che è un numero molto elevato per le Pro Loco, e continueremo ad andare avanti così. Allora, con Giovanni, dietro di noi bambini che si divertono con le figurine. Sappiamo che è un progetto della Panini, a te il compito di spiegarci in dettaglio di cosa si tratta. È un progetto della Panini, noi siamo riusciti, se andate sul sito della Panini noterete che Formia è l'unica cittadina non capoluogo di provincia inserita nel circuito Panini. Abbiamo già fatto il circuito, quello nazionale del campionato di calcio italiano, e adesso hanno fatto questo tour speciale mondiali e noi ci siamo inseriti subito con la nostra proposta, perché comunque le nostre tappe qui a Formia sono state affollatissime. Come vedete anche alle nostre spalle i bambini si divertono, giocano, vincono le figurine e passano comunque una giornata all'aria aperta in collaborazione con la Pro Loco, che ci mette a disposizione sempre la sede. Allora, in conclusione di questa piccola intervista, diciamo che la città di Formia è una città importante del Golfo e quindi ha bisogno, diciamo, con continuità, che vengano sollevati anche dei piccoli problemi quando esistono, ma anche che vengono esposte quelle che sono le realtà del luogo. Noi crediamo che le critiche devono essere sempre costruttive. La nostra intenzione è quella di cercare di trovare collaborazioni ed accordi con tutte le altre associazioni e fare in modo che in poco tempo si possa costituire o una consulta delle associazioni oppure un consorzio di associazioni, per fare in modo che ognuno possa dare un po' del suo e tenere la città viva e attiva. Chiaramente in tutto questo ci deve essere anche la collaborazione della
l'amministrazione locale, perché noi da soli siamo tutti volontari, non abbiamo contributi di nessun tipo pubblico e quindi per alcune strutture e per alcuni servizi abbiamo assolutamente bisogno della collaborazione dell'amministrazione. Torniamo in studio e parliamo dell'inaugurazione della villa comunale che si terrà venerdì 16. Venerdì 16 maggio riapre la villa comunale meteo permettendo. L'inaugurazione è prevista per le ore 18 al termine del consiglio comunale dedicato al 70° della liberazione di Formia. Al taglio del nastro seguirà il concerto del complesso bandistico Scipione, città di Formia. La villa è stata sottoposta al restyling nell'ambito del Plus Appia Via del Mare, il piano di interventi finanziato dalla regione con fondi europei e volto a riqualificare e valorizzare i punti strategici della città. L'opera renderà la villa più sicura, funzionale ed esteticamente gradevole. L'intervento, sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Leonora Zangrillo, è articolato in un insieme di opere che comprendono la valorizzazione della fontana esistente, la realizzazione di recinzioni, il coinvolgimento delle acque meteoriche, la messa in sicurezza della balaustra di affaccio su via lungomare della Repubblica e la manutenzione del verde e l'ampliamento e pavimentazione della piazzola posta al lato nord della villa, con l'obiettivo di farne una vera e propria area eventi. È stato inoltre migliorato l'arredo urbano con la sostituzione di panchine e cestini portarifiuti e rifiatto l'impianto di pubblica illuminazione con la sostituzione di pali e corpi illuminati e la realizzazione di nuovi punti luce con faretti ad incasso e proiettori da terra che illumineranno i reperti archeologici installati. I bambini potranno godere di un'area giochi ricavata utilizzando alcune delle aiuole esistenti. Se ritardi ci sono stati sulla chiusura del cantiere sono legati ai tempi imposti dalla legge per l'espletamento delle gare. Quella che restituiamo alla città è una villa bella, funzionale e soprattutto viva, più di una semplice area verde, un vero e proprio centro di aggregazione e luogo di ritrovo per persone di tutte le età. E restiamo a Formia per occuparci dei 24 giovani richiedenti protezione internazionale. Sono stati recuperati in mare tra giovedì e venerdì grazie alle missioni umanitarie che pattugliano il Mediterraneo. Gruppo eterogeneo, 24 persone, tutti giovani, provenienti da vari paesi africani, accumulati dalla disperazione che li ha spinti a chiedere la protezione della comunità internazionale. Sono approdati a Formia nella notte di mercoledì, ospiti del villaggio Don Bosco, grazie al progetto di ospitalità predisposto dall'amministrazione comunale in collaborazione con il gruppo Umana Solidarietà, ente che da quasi 15 anni si occupa dell'emergenza umanitaria in Italia. Da settimane ci lavora l'ufficio di gabinetto del sindaco e l'assessore ai servizi sociali Eliana Talamas. Dopo una prima identificazione e assistenza sanitaria effettuata sulle navi e nei centri di accoglienza temporanea predisposti sulla costa siciliana, le prefetture indirizzano i rifugiati su tutto il territorio nazionale in base alle capacità di ricezione delle associazioni che operano nel settore dell'accoglienza. L'attività del GUS ha provato sponda nell'amministrazione del comune di Formia che nei mesi scorsi ha avviato i rapporti tra associazioni, autorità locali e ministeriali. L'assistenza sanitaria è garantita da ASL e Croce Rossa, mentre la sicurezza è demandata a polizia e carabinieri in stretto contatto con la prefettura. Il villaggio Don Bosco ospiterà i ragazzi per tutto il mese di maggio. La Caritas ha fornito vestiti ed abiti per la prima accoglienza, mentre l'associazione Insieme a Migrati in Italia si occuperà della mediazione culturale. Il GUS cura gli aspetti psico e sociosanitari, oltre ad offrire consulenza per l'avvio delle pratiche necessarie alla richiesta dello status di rifugiato, che entro pochi mesi porteranno i richiedenti a sostenere un'audizione presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma. Dopo il primo periodo al villaggio Don Bosco, gli ospiti saranno poi alloggiati in 6 appartamenti e inizieranno ad imparare l'italiano e i costumi del nostro paese. Ai formiani, sostiene Alessandro Dessi del GUS, chiediamo di dimostrare ancora una volta l'accoglienza di cui è capace la città. Le migrazioni sono una delle facce della storia contemporanea. Capirla e integrarla non è che un modo armonico di stare nel tempo che viviamo.
Da parte nostra faremo tutto il possibile per accompagnare il progetto in modo discreto e attento alle esigenze di tutti. Ci servono anche 13 reti e altrettanti materassi in buono stato, TV funzionanti per gli appartamenti e generi alimentari. Stiamo anche attivando un conto aperto in farmacia dove chi vorrà potrà fare una piccola donazione per sostenere le cure che dovessero rendersi necessarie. Il mio assessorato si è impegnato fortemente per questo progetto, fa sapere l'assessore ai servizi sociali Eliana Talamas, e continuerà a farlo tramite il distretto sociosanitario al fine di garantire l'assistenza sanitaria a queste persone tramite la rete solidale che riusciremo ad attivare con il contributo delle associazioni. Il ruolo del GUST ci dà garanzie sulle qualità dell'assistenza che sarà fornita a questi giovani. Ed ancora, quando non è stato possibile accogliere i superstiti di Lampedusa, conclude il sindaco Sandro Bartolomeo, ci siamo subito spesi per offrire il nostro contributo in altre forme. L'ospitalità di questi giovani è un fatto di civiltà che ci distingue da chi invece fa di tutto per alimentare l'intolleranza e sfiducia nei confronti dell'Europa e in genere di una visione solidale del mondo. Cambiamo pagina, occupiamoci di Minturno, del liceo Alberti, che ospiterà la presentazione del volume Minturno e Traetto, luoghi, storia, arte e folklore di Dino e Alfonso Artone. Il dirigente scolastico Amato Polidori, lieto di invitare tutta la presentazione del volume Minturno e Traetto, luoghi, storia, arte e folklore, venerdì 16 maggio 2014 alle ore 17 presso l'aula magna del liceo scientifico Leon Battista Alberti di Minturno. Voltiamo pagina, parliamo questa volta dell'apertura del Museo Cammellotti la serata di sabato. Latina aderisce alla Notte dei Musei. Sabato 17 maggio 2014 torna l'iniziativa La Notte dei Musei con aperture straordinarie, ingresso gratuito ed eventi nei musei delle città italiane. L'evento, giunto alla sua sesta edizione, gode del patrocinio dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa e rappresenta un'occasione unica per stare fuori tutta la sera fino a mezzanotte e visitare musei e siti archeologici statali, civici e privati. Anche la città di Latina aderisce all'iniziativa con l'apertura straordinaria del Museo Duilio Gambelotti, che per l'occasione sarà aperto ai visitatori dalle ore 20 alle ore 24 di sabato 17 maggio, in cui sarà possibile effettuare delle visite guidate a cura dell'architetto Francesco Tetro, dell'Associazione Amici dei Musei, già assessore alla cultura del comune di Latina. Il sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi: Latina aderisce a questa iniziativa nella convinzione che si debba promuovere sempre di più la cultura come asse strategico dello sviluppo del nostro paese e delle località che lo caratterizzano. Ringrazio il personale del museo per la disponibilità nel rendere possibile l'apertura straordinaria del Gambellotti, location unica di cultura, arte e storia, che merita di essere visitato e reso fruibile il più possibile. In questa direzione si colloca anche la recente approvazione da parte dell'amministrazione del regolamento del museo. Non ci sono altre notizie, l'appuntamento è la prossima edizione.